Le tante assenze hanno solamente illuso il Cagliari che la Juventus che si presentava alla Sardegna Arena potesse essere meno forte del previsto. E invece la Juventus ha dimostrato che ha anche gli operai, oltre che fuori classe, capaci di decidere il match. E con gli operai che ha costruito la partita con una tattica perfetta, senza permettere al Cagliari mai di fare il suo gioco, chiudendo ogni spazio, riuscendo a chiudere linee di passaggio, riuscendo anche a pressare e raddoppiare, facendo circolare la palla molto più veloce del Cagliari stesso. Alla fine ha vinto perché ha dimostrato che anche con le assenze di Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala, insomma di quelle che sono le prime donne, la Juventus è una squadra che vince il campionato perché non ha solamente le individualità ma perché è stato costruito con tutti i dettagli giusti per riuscire a vincere. Ed è quello che è successo qui alla Sardegna Arena. Ha atteso il momento opportuno che è capitato quasi per caso, un disimpegno sbagliato di Cipitelli che ha regalato il calcio d'angolo e ha battuto il Cagliari su una palla aerea, quella che dovrebbe essere la qualità di questo Cagliari. Un colpo di testa di Bonucci che ha svettato quasi indisturbato dentro l'area e che ha schiacciato nell'angolo basso dalla parte di Cragno, dove Cragno non poteva certamente arrivare. Un 1-0 che ha spezzato l'equilibrio nel corso del primo tempo, ma il Cagliari non ha saputo neanche reagire, o meglio è stato soffocato dal gioco della prima della classe che ha continuato a chiudere ogni varco, che ha continuato a tenere il pallino nel gioco, sfiorando a sua volta il raddoppio. Un pallone per tempo il Cagliari ha avuto, uno conquistato da Pavoletti che João Pedro poi dopo l'intervento di Barella ha calciato alto sul 7 e un altro nel secondo tempo, poco prima del gol del raddoppio di Kinne, che ci aveva tentato in altre due occasioni ma in modo sporco. Kinne che ha realizzato il gol del raddoppio su assist di Betancourt partendo dalle fasce, dove stavolta Maran non ha vinto la scommessa, ha utilizzato Serna a destra, Likoyanis dall'altra parte, ma i due esterni non hanno pagato come avevano pagato nella gara contro la Fiorentina, anzi forse la lacuna è stata principalmente questa, il braccio di ferro è stato perso proprio in quelle zone dove gli esterni della Juventus hanno spinto molto di più di quanto hanno fatto invece quelli del Cagliari. Insomma, alla fine il 2-0 è un risultato meritato nella sconfitta, forse troppo ampio nei numeri perché il Cagliari meritava di perdere, ma forse non con un risultato rotondo, e ha provocato anche dei battibecchi nel finale di gara, l'esultanza di Keane inopportuna sotto la curva nord, la replica della curva, il fraintendimento e la trasformazione immediata in cori razzisti per tentare ancora una volta di riuscire magari ad avere attenzione da questo punto di vista, e per fortuna tutto è finito con i fischi che i giocatori si meritano, siano bianchi, siano rossi, siano verdi, e con gli applausi che i giocatori si meritano. Nella Juventus quest'oggi gli applausi li ha meritati per quello che ha messo sul campo e per come ha saputo vincere, senza tanti fuori classe ma dimostrando di essere appunto una squadra. Un risultato ulteriore per l'11 bianconero che in testa alla classifica non vi è certo per caso.